Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Fleet Restart. Oggi analizziamo il mercato dell'auto e quello che possiamo aspettarci anche dalle soluzioni che il governo vorrà adottare con Massimiliano Archiappatti, che è il presidente di ANIASA, l'associazione confindustriale che si occupa appunto di tutelare il settore. Ben arrivato su Fleet Restart. Grazie, ben trovati e buongiorno a tutti. Allora, io parto subito dalla considerazione che arriviamo da un anno molto impegnativo. Ce lo siamo lasciati alle spalle, ma soprattutto cosa possiamo aspettarci per il 2021? Ma possiamo aspettarci sicuramente un anno, direi, speriamo, di un po' di ripresa, anche delle novità significative in termini governativi. Come sappiamo, siamo con un nuovo esecutivo e questo speriamo possa finalmente portarci un maggiore ascolto da parte delle istituzioni alle istanze che proponiamo come associazione, che da 53 anni si occupa di mobilità condivisa, sicura e sostenibile. In merito alle proposte che ANIASA ha formulato al governo precedente, con questa nuova situazione governativa, vedete qualche speranza in più e quindi anche un po' di concretezza? Ma speriamo di sì, e questo per due motivi. Innanzitutto perché, come dicevo prima, l'associazione si occupa con le sue imprese di dare mobilità al paese, sia per quello che riguarda la mobilità turistica, ahimè, in questa fase grandemente sotto pressione, ma anche la mobilità aziendale, e quindi siamo sicuramente un volano per l'economia del paese. In modo particolare abbiamo sostenuto la nostra capacità, attraverso i nostri processi, non solo di offrire una mobilità sostenibile, come tra l'altro il Recovery Fund e il New Generation EU prevede in termini di investimenti. Nell'attività nostra di ciclo noi utilizziamo soltanto veicoli, vetture e veicoli commerciali leggeri Euro 6, quindi di nuova generazione, sicuri e, ripeto, sostenibili. Ma anche nella nostra seconda fase di ciclo, quando dismettiamo i nostri parchi, mettiamo a disposizione dell'utenza e dei clienti sul territorio nazionale dei veicoli freschi, più sicuri, grandemente meno inquinanti di quelli presenti nel parco circolante italiano, che è il più vecchio dopo quello della Grecia. E questo abbiamo sostenuto col precedente governo. Siamo convinti che in questa fase possano aprirsi dei nuovi spiragli nella, appunto, definizione. Attraverso anche abbiamo proposto, voglio ricordarlo, un incentivo usato su usato proprio per far sì che la nostra proposta possa dare un contributo al rinnovo del parco circolante. Dico soltanto un numero: nel corso del 2019 abbiamo venduto 214.000 veicoli diesel Euro 6, tanto per citare numeri e fatti. Ebbene, l'impatto in termini di particolato è così importante che per ottenere lo stesso risultato andando a sostituire vetture 0, Euro 0, 1, 2 e 3, bisognerebbe fermare il traffico di una città grande come Roma per 9 mesi. Quindi, perché non incentivare l'ex noleggio tra le opportunità? Poi mi permetto di dire, una delle prime indicazioni che abbiamo ricevuto dal governo Draghi è la possibilità di avviare una riforma fiscale. E quale bene più dell'auto aziendale in questo momento è così, diciamo, in difficoltà nei confronti dei suoi concorrenti europei? In Italia la deducibilità e la detraibilità sono un problema che va avanti da tantissimo anni, da tantissimo tempo, da molti anni, e speriamo che con il governo Draghi ci sia, visto il volano, che possiamo attivare un nuovo trend. Quali sarebbero le conseguenze del documento unico? Ma il documento unico è sicuramente una grande innovazione, quindi sposiamo pienamente il concetto. L'unificazione della carta di circolazione del certificato di proprietà rende la vita più semplice a tutti. Il tema è in questo momento l'attivazione e l'applicazione. Abbiamo sostenuto e segnalato la mancanza di una diciamo, adeguata preparazione a questo passaggio epocale. E sosteniamo insieme ad altre associazioni la necessità, con il nuovo ministro,
di effettuare, diciamo, una ripianificazione delle tempistiche per ottenere i grossi vantaggi che indubbiamente possono esserci, sia in termini economici, di processo, ma anche per il cittadino. Apriamo una nota dolente, il bollo. Ah. Le riforme che riguardano il bollo, che conseguenze hanno sul settore delle flotte? Ma sicuramente c'è stato, come ricorderete, uno spostamento molto significativo nel corso dell'ultimo anno dell'imposizione del bollo dal proprietario del veicolo all'utilizzatore. Questo cambia il paradigma. Le aziende dell'associazione sono messe a disposizione dei clienti per offrire sempre un noleggio senza pensieri. La tematica però è molto complessa. Voglio ricordare 21 regioni. Province a statuto speciale con delle imposizioni differenti complicano amministrativamente il processo e sicuramente abbiamo chiesto anche in questo caso al governo di avere maggiore attenzione, di portarci al tavolo insieme ad ACI proprio per individuare ed altre categorie, per individuare le modalità di pagamento proprio per semplificare la vita anche in questo caso e non renderla più complessa su un bene così importante come appunto l'auto aziendale, che è uno strumento, come dicevo, di sostegno all'economia nazionale. A proposito di sostegno, quali potrebbero essere quelle soluzioni in grado di portare il settore ad una ripresa e, perché no, ad un nuovo equilibrio? Lei prima faceva riferimento al bonus. Ci sono altre soluzioni concrete che veramente potrebbero essere di ampio respiro? Ma guardi, sì, assolutamente, ne proponiamo come EASA due molto semplici. Una per il settore del noleggio a breve termine, il rent a car cosiddetto, il noleggio aeroportuale, ma non solo, destinato all'attività turistica. Ebbene, chiediamo proprio in questo senso una riduzione dell'aliquota IVA che consentirebbe appunto al settore del turismo, compreso il rent a car, di avere una maggiore diciamo una maggiore propensione al ritorno alla normalità. Ricordo il paese è la quinta destinazione mondiale di turismo e sappiamo quanto è stato sofferto l'anno 2020, quindi questo sicuramente aiuterebbe. Secondo tema che riguarderebbe invece in modo più ampio tutto il settore è quello dell'attivazione di un credito d'imposta attraverso il cosiddetto superammortamento dei beni strumentali. Ebbene, questo consentirebbe, come già stato fatto nel corso del 2016, di portare nuova immatricolazione e quindi ricchezza per il paese, ricchezza all'interno delle casse dell'erario con maggiori entrate e anche, ripeto ancora una volta, un sostegno alla sostituzione del parco circolante in Italia, che è uno dei più vetusti e di conseguenza meno sostenibile e meno sicuro. Anche perché ricordiamolo, e per dirlo in termini anche molto semplici, portare respiro e ossigeno all'interno del settore del noleggio significa poi anche portare un'economia florida all'interno delle casse dello Stato. Questo è un argomento Assolutamente che sì. poi magari approfondiremo in un'altra occasione. Allora, io le faccio un'ultima domanda. Tanti operatori propongono in gamma vetture elettriche. Secondo lei l'elettrico può essere una leva che rappresenta anche un cambiamento di approccio culturale all'interno delle aziende che usufruiscono delle flotte? Ma guardi, qui siamo sicuramente all'avanguardia. Ancora una volta, il nostro concetto, e l'abbiamo espresso in tantissime occasioni, è quello della neutralità tecnologica. Non siamo, diciamo, innamorati di alcuna forma di mobilità se non di quella che i nostri clienti ci richiedono sulla base delle loro esigenze o anche quella che noi consulenzialmente sosteniamo nelle nostre trattative di acquisizione di nuovi clienti o di rinnovo della flotta. Ebbene, l'elettrico, voglio citare due dati. Nel corso del 2019 la nostra quota di mercato sul totale dell'immatricolato è stato generalmente del 25%. Nel caso dell'elettrico raggiungiamo il 32%, nel caso dell'ibrido plug-in addirittura il 42%. Che cosa significa questo? Che indubbiamente il noleggio ha una funzione anche di innovazione e di se vogliamo, educazione della quota di guidatori sparsi sul territorio nazionale,
che hanno appunto la possibilità di testare sulla base delle loro esigenze delle nuove motorizzazioni. Ebbene, in questo siamo convinti di poter giocare il nostro ruolo anche in collaborazione con le case auto che con difficoltà, soprattutto in questa fase, riescono a portare nuovi clienti all'interno dei loro saloni. Quindi in questo davvero pensiamo di poter giocare molto bene il nostro ruolo di innovatori e di sostegno appunto alla sostenibilità complessiva della mobilità in Italia. E sappiamo che l'innovazione può essere una chiave per leggere non solamente il futuro, ma anche il presente già concreto. Io la ringrazio, dottor Archiappatti, è stato chiarissimo e invito tutti coloro che ci hanno seguito a seguire anche gli altri appuntamenti di Fleet Restart. Grazie. Grazie a voi dell'invito e buona giornata a tutti.